Chiarappa Vittorio? Chiarappa Vittorio, sì. Dove è nato? A Roma il 5741. 741, 5 luglio. In sede? In Firenze. Marito di quella signora che è uscita poc'anzi? Sì. Lei chiama la formula davanti a lei? Consapevole responsabilità giuridica. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego, mister. Sì, grazie, Presidente. Signor Chiarappa, può spiegare innanzitutto alla Corte qual è la sua professione? La mia professione è musicista, insegno al Conservatorio Cherubini. Senta, signor Chiarappa, lei ricorda di aver passato la domenica da qualche parte il giorno prima dell'uscita dei Scopeti, e se lo ricorda perché? Sì, me lo ricordo perfettamente per due motivi. Perché quella domenica andammo a trovare dei nostri amici che hanno proprio la villa, proprio di fronte alla... Questo è un motivo, perché dei carissimi amici. Poi l'altro motivo è che lo stesso giorno scesi a Firenze per fare un necrologio per la morte di Franco Ferraro, un grande musicista. E mi ricordo esattamente. Il terzo motivo è che comprai e portai dai miei amici, perché siamo tutti e due appassionati, un teleobiettivo. E giocammo tutto il pomeriggio con questo teleobiettivo facendo diverse inquadrature. Non fece delle foto? Peccato no. Sarebbe stato... È più utile anche per noi, d'altronde. Sì. Però c'è il suo ricordo, ce lo vuole spiegare. Sì, il ricordo è questo, cosa vide e cosa fece. Ecco, il ricordo è questo, che... Con il teleobiettivo, appunto. Mi perdoni, scusi, se risaliamo a quando voi veniste da Firenze, se ricorda, venivate da Firenze, mi scusi. Sì, venivamo da Firenze. Scusi, vuole essere presa dalle telecamere? Come? Vuole essere presa dalle telecamere? No, assolutamente no. Sì, no. Assolutamente no. Non ho nessuna. Ah, vabbè. Nessuna. Dunque, andammo, credo il pomeriggio verso le 3, abbastanza presto, da questi nostri amici e. Venivate da Firenze? Venivamo da Firenze. In, sì, macchina? In macchina. Guidava, sì. Lei? Guidavo io, sì, guidavo. Beh. Io. E per entrare nella villa, nel vialetto, si deve, qui c'è la strada di Scopeti, che porta poi, sì, a San Casciano, si deve fare una curva, una specie di curva, e poi rientrare nel vialetto. Cioè allargare un po'? Allargare, sì. Come mai? Perché è stretta, da... Perché altrimenti è stretta. Non ci si riesce? Altrimenti non ci si riesce. Ho capito. Ora... Andando, non mi sono accorto di niente, cioè ho fatto bene la manovra e tutto. Poi dopo, col tempo, giocando appunto con il teleobiettivo, vidi, e purtroppo non ho scattato una fotografia perché mi sembra molto banale, vidi una macchina parcheggiata proprio nello spazio dove serve per fare la curva e rientrare il vialetto, una macchina con un signore appoggiato. E fino a lì niente di eccezionale. Poi, dovendo ritornare a Firenze per fare questo necrologio, uscendo dal vialetto per ritornare sulla strada, dovevo ancora allargarmi e c'era sempre questa macchina. La macchina che lei aveva visto col teleobiettivo? La macchina che invece avevo visto. Non ricorda di averla vista quando siete arrivati? No, questo lei non lo ricorda. Questo Beh. Non mi ricordo. Ritornando, dopo aver fatto il necrologio, quindi domenica, ritornando, e ho provato un senso di fastidio, perché dovendo allargarmi per rientrare nel vialetto c'era ancora questa macchina. Allora ho dovuto Era fare... solo in questa occasione quando è tornato dopo sì, il necrologio? Sì, sì, sì. È solo. Andato lei soltanto? Io soltanto, sì. Perché mia moglie era rimasta con la villa. Con le... Lei ricorda le caratteristiche di questa macchina? Sì, le caratteristiche, sì. È una macchina rossa sbiadita, rossa, con il... Adesso ho il tempo, ma il finale non era rotondo, ma tronco. Lei, venendo da Firenze, vedeva il cofano o questa coda? La macchina era posizionata... La macchina... No, io ho visto il dietro della macchina. Beh, quindi aveva il fronte verso San Casciano. Il fronte della macchina è verso San Casciano, si è posizionato in quella maniera. E poi, appoggiata alla macchina, questo signore che non ho visto perché era di spalle. Questo non l'ho potuto vedere. Non la potuto persona fare. Che lei ha visto ricorda di averla vista, lei ha parlato quando ha visto col teleobiettivo o anche quando è passato e ha fatto la curva? Soprattutto col teleobiettivo l'ho vista, poi anche facendo la curva stava sempre lì appoggiata alla macchina che guardava. Lei ne ha visto una persona sola? Sì, una persona di sola. Di questa persona non ha altre caratteristiche nella sua memoria? No, mi ricordo una bazzina ben piantata, insomma.
la persona che era appoggiata alla macchina e guardava nella direzione dove poi... Lei può, compatibilmente col suo ricordo, indicare gli orari di queste, quando usava il teleobiettivo e quando l'ha visto? Saranno state, sì, un pomeriggio, perché le 4, le 5, sì. Quanto tempo le è stato necessario per andare a Firenze a fare il necrologio, se lo ricorda ovviamente? Ma il tempo avrò impiegato a fare il necrologio, poi era domenica, quindi sarò stato a Firenze un'ora e mezza, due ore, un'ora, due ore. Se le mostriamo le foto aeree di questo, lei in grado di indicarci la sua manovra e le posizioni? Ah sì. Questo sì. Vogliamo riprovare con quella foto più chiara, Antonin? Se non le dice, signor Chiarappa, se lei si avvicina a quel signore che ha la foto, con una... se lei riconosce la foto, ovviamente, la guarda un attimo. Sì, magari se va direttamente alla foto originale, e magari se la guarda con calma e poi... Ecco, se deve fare allora con la macchina, se deve entrare qui. Ecco, se allora può parlare a voce alta, se c'è un microfono... prego, prego, rimanendo lì c'è il microfono. No, è esattamente la foto della... Ecco, qui c'è lo spiazzale dove ci si deve allargare per poi entrare in questo vialetto. Questo è il vialetto della casa dei miei amici. E la macchina era posizionata qui. Ci può indicare dove in quella foto Firenze e dove è San Casciano? Se lei San Casciano è da questa parte. Bene. E Firenze è da qui. E poi qui c'era l'altro vialetto per entrare anche da... Ma noi, soprattutto qui, e si entrava qui, allora per poter fare manovra, anche facendo attenzione alle macchine, ci si doveva per forza allargare su questa piazzale. Allora da qui puoi fare attenzione e entrare dentro. Lei quella manovra l'aveva fatta altre volte? Sì, molto spesso, perché erano appunto dei carissimi amici, quindi ci frequentavamo molto. Non ho altre domande, grazie Presidente. Parti civili? Niente, difensori? Avvocato Pepi, una sola domanda che è una precisazione, la stessa già fatta a sua moglie. Signor Chiarappa, sì. Quindi questa macchina, lei l'ha vista presente sul posto anche quando voi siete andati via dai vostri amici? Era sempre lì? Sì, era sempre lì. Che ore erano, più o meno, se lo ricorda? Le 7, 7 e mezza, 8. Bene, grazie. 7. Altra sola domanda, se ha visto altre auto in quella spiazzata? No, soltanto questa macchina. Stero? Ancora una domanda, chiedo scusa. Quando siete andati via, la persona c'era ancora? Me lo ricordo, c'era la macchina? Ecco, questo non posso dirlo, che non mi ricordo della... anche perché era un po' buio, non ho fatto bene attenzione. Della macchina sì, perché con i fari, dovendo fare manovra, questa, la macchina me la ricordo. Però la persona non mi ricordo se c'era. Non ho altre domande, grazie. Senta, lei quando ha detto che la prima volta che è arrivato non si è accorto della macchina, quindi la manovra l'ha fatta tranquillamente? Sì. La manovra di conversione a sinistra? Sì, credo. Fatta tranquillamente. È passato un po' di tempo, quindi non ricordo esattamente. Com'è? Non ricordo esattamente adesso, ma credo di averla fatta tranquillamente. Poi mi ha dato fastidio dovendo andare a Firenze e ritornando. Seconda volta nel ritornare, nel rimettersi sulla stessa strada che porta alla villa c'era questa. Ha avuto difficoltà a fare la manovra? Ho avuto difficoltà, difatti sono andato avanti, ho fatto marcia indietro per poi... Uh-huh. Allora ho pensato, la domenica la gente si mette qui, vabbè, tutti abbiamo diritto. Come mai non ha preso la stradina più avanti? Perché non c'è stradina più avanti. No. Cioè, i viali... C'è la strada lì. Sì, quell'altro. Sono due strade. Quell'altro non si fa mai. Perché la prima stradina è quella che porta direttamente alla villa. L'altra si deve fare un giro per poi ritornare alla villa. Bene, se non ci sono altre domande, può andare. Scusi, proprio per chiarezza, se lei è in grado di poter indicare approssimativamente l'orario in cui lei, se non ho capito male, tornando da Firenze dopo aver fatto il necrologio, ha avuto questa difficoltà, che ore potrebbe essere? Perché lei dice la prima volta non ricordo se c'era la macchina, la seconda volta tornando da Firenze ho avuto questa difficoltà. Saranno state, dunque, siamo andati via verso le 7:30,
dalle 5. Non ho altre domande, grazie. 6:30. Perfetto. Quant'anni, grazie. Grazie. Ah, chiedo scusa, approfitto un attimo, Presidente, della presenza del signor Chiarappa per chiedere una cosa. Il proprietario della casa da cui andavate si chiama Rufo Giancarlo. Sì, si chiamava perché... È deceduto. È deceduto. Allora, sì. Volevo... Sì. Nessun'altra domanda, grazie. Rufo si sente più.